Non serve sforzarci per cercare di comprendere la misteriosa esistenza di Dio. Chi è, perché esiste, come agisce, perché agisce? Chi potrà realmente comprenderlo? Egli, il nostro Creatore, è presentato da Gesù come Padre. Noi spesso lo immaginiamo, ma erroneamente, perché Egli non è come pensiamo. Siamo esistenti, ma è Lui la vera esistenza. Siamo soggetti, ma è Lui la vera soggettività. La nostra soggettività ha senso in Lui, perché da Lui deriva, altrimenti rimaniamo un aggregato di atomi indefinito e non sappiamo chi realmente siamo. Siamo Suoi figli in Gesù Cristo, il Suo Figlio unigenito. In Gesù Cristo diventiamo capaci di Dio perché Tempio dello Spirito Santo e Dio Trinitario abita in noi. Senza di me non potete fare nulla, ha detto Gesù. Quindi non possiamo nemmeno sapere chi siamo se non ce lo rivela Lui. Ogni uomo che crede nel suo Figlio amato rappresenta la gloria del Dio vivente.